Ragazzi, questo video contiene alcune scene che abbiamo girato durante il beta testing di giorno 24. In particolare ci siamo concentrati sull'analizzare le varie novità piuttosto che metterci nei fight. Ringraziamo naturalmente il nostro capo Gilda Blodi per averci prestato il suo account e lo avverto fin da subito che gliene diremo in tutti i colori. In particolare riguardo la sua scelta nel bindare i tasti che ha reso praticamente impossibile l'utilizzo di qualsiasi skill. Ad accompagnarmi su TS c'erano i nostri Gildani, Davide Final Archangel, Andre Rap e Roby BKRoby. Buona visione. Andre, guarda il nome del PG adesso. Voglio vedere, voglio vedere. Cos'è sta Questo roba? è veramente pregio. Ma il video iniziale è lo stesso che abbiamo visto 10 Sì, miliardi di fai volte. skip, Sì, fai skip. il video iniziale è il finale che abbiamo visto noi, per cui. Che fantasia. Vabbè, da qualche parte devo un po' cominciare. Con il mio bel PG, sono felice. Ciao Ele, ci vediamo domani. Ciao Ele. Ele, ridatemi il mio Warrior. Ciao Ele. Ha detto Ele, non Ma sono Ele. stranissimi messi i tasti. Non te l'ho detto RFC. io. Perché non avete visto come li tiene VG. Andre? Fai fatica a muoverti, cioè. No, io faccio fatica ad attaccare. Io sono invertito le utility con le No, weapons lui che ha abbiamo le trovato. skill dalla 1 alla 5 a RFCVG. RF Ti prego, join. Oh, RFCVG. questa era la prima cosa che volevo Zip, vedere. cos'è? L'icona del Revenant in party. Era la prima cosa. Sì, è proprio ritualista. È sputata come icona. Hanno sputato sull'icona della ritualista. Sì, Andre. Buona. My mother was on one of those ships. Don't lock it. Or put your mother at the front of it. Sei mo', abbiamo Sto detto. volando. L'unica cosa di rilievo che ho sentito è gente che vola. Basta. Mi fatto una beta, ho volato. Che figata. È già morto, porca di quella miseria. Forse no. Che c'è? Mega Destroyer. Non ce la faccio a giocare così. L'ho detto io. Netto che è rock e Miram, cazzo. Ah, posso aspettare il Mega Destroyer dormendo qui. Tanto non decido neanche di riportarmi dentro, se tutto è così. C'è un bram. È bello che ci dice che tu sei in Earth of the Tolls playable demo. Parentesi story. Se faccio leave the instance, che succede? Non lo so. Voglio provare. Secondo me devi Verdant aspettare un Brink. po'. No, mi sta caricando. Ah, mi fa tornare al punto iniziale. Carica il Verdant Brink. Verdant C'è altra gente. Brink. Solo Revenant con la mappa. No, ma è diversa la. C'era una fase iniziale. Ah, aspetta, è vero che tu i travel. Invece della F c'ha 9. 9. Ma come fai a giocare?
Vediamo la trasformazione. Quando diventi, come si chiama? Jallis, ti spunta una specie di pelle di roccia tutto attorno. Vabbè, sì, in fondo i nani sono. Rocce. I nani sono rocce. Sono diventati di pietra tentando di battere i grandi distruttori. E da lì hanno cominciato a infestare i giardini di tutte le persone. Esattamente. Capisco, capisco. Tanto non so neanche su che È lì tasto che abbia il nacquero i dodge. nani da giardino, Andre. Esatto. Una volta avevo da qualche Posto lontano, parte. lontano. Sì, sto cercando una cosa che non trovo. Attenzione che faccio volare di nuovo per terra il router. Oh, è bellissima la trasformazione in Mallis. Immaginavo. Trasformazione in mantice. In In Mallix, porca di quelle Tra l'altro, guarda, magie, non puoi non neanche posso fare farlo. i tasti con il mouse, perché siccome c'ha il fast cast, quelli che sono è. Oggi è mercoledì 25. Che cos'è che devo fare? Ah, già, sì. Ah, ma tra l'altro non è che trasforma in pietra solo te, anche tutti gli alleati. Sì. C'è Non me ne ricordo. scritto. Mira, ero da solo. Un archetto. Vabbè, come cazzo lo prendo col 9? Ti giuro, sarei curioso di vederlo giocare, proprio essere lì a fianco, vedere come fa a premere. Avrà i tasti nel mouse, cioè. No, E come fa a avere lettere W, W, cioè. RF, CVG, non lo Quindi so. come cazzo fai? Sai, magari è qua una questione di Magari è abitudine. abituato. Anche noi non siamo abituati. Tutto Tutto sommato sommato sono sono in fila sull'indice che non deve stesso. neanche Cioè, spostare verso ma uno l'alto. che durante durante la beta che ti dice ma Mallix non serve in questo combattimento. Ma secondo te, come sta fregando tanto di cosa serve nel combattimento? Ho botto la viverna, mi ha dato 25 di un coming soon. 3 armor Sì, skin. sì. Sì, è il Anche genio. tra la gente della beta è piena di cretini. No, del gioco, perché Nel non è solo gioco, della penso. beta. Ah, ma no, è vero, che scemo. Certo. The sham. C'è qualcuno che si è creato un Andre, si personaggio. userà la mazza. Con la 3 della mazza hai tipo 3 blast uno dopo l'altro. Minchia. Minchia. Guarda. Raffa della leggendaria adesso. Ogni attacco in aria è una blast finisher. Numero di impatti 3. Tu immaginati, perché in pratica è come se fosse un blast per ogni persona che colpisce. Immaginati il Fieldfire Prova a fare la staccato. 2 e la 3 su. Se riesci le skill dello scudo. Ma la 2 non ce l'ho, non te lo dà lo scudo. Non penso che Te ci lo sia. mando? Proviamo. Sto vedendo in Weapon Skill non c'è nemmeno, quindi secondo me non me lo fai equipare. Possiamo Non te lo provare. fai equipare. Ah, no, vabbè. Ero curiosa di vedere se lo scudo, almeno qui, insomma, può essere interessante. Tra l'altro lo casti ogni. Cioè quei 3 blast li fai ogni 5, 8 secondi. Bellissimo. Ma come tratti, vediamo. Ah, qualche tratto c'è. Leggimeli. Allora, ci sono solamente le ultime 3 linee in pratica. Quelle
quella anzi, seconda Togness e quella del Ferocity. E te li dà praticamente sbloccati tutti. Ah no, guarda, minchia, vediamo se riesco a pingarli. No. Allora, guarda, ti dico la prima linea, quella del Corruption. Il primo ti dice che le condizioni che prendi ti curano. Poi, quella che è messa, che è la 2, c'è un buff che si chiama Resistance, che sarebbe come il Berserk Stance, ovvero finché tu hai resistance le condizioni su di te non hanno effetto. Non possono Con entrare. questo tratto, quando usi un Legendary Demon Stance, prendi questo buff di resistance. Terzo tratto, Poison dura di più. Poi aumenti il danno del 3% per ogni condizione che hai. C'è Sarà possibilità di un'espansione mettere... piena di condizioni. Per forza. Dai, ma speriamo che revampano un po' le condizioni. Chance di mettere chill ai nemici quando fai un crit. Use banish enchantment when striking a foe. Fu così che il necro diventò il PG più Se forte del gioco. il nemico che colpisci ha un numero di boon uguali o maggiori di 2, usi il banish enchantment, ovvero fai danno ai nemici, rimuovi boon da essi e li metti con confusion. Metti confusion se loro... Ah, metti ancora più confusion se loro hanno almeno 3 condition. Cioè, in pratica, li metti questo attacco si attiva se il nemico ha almeno 2 boon. Se il nemico, dopo che, cioè, mentre questa cosa è attiva, ha più di 3 condizioni, gli metti 5 stacchi di confusion. Capito. E dove ero arrivato? A questa. Diabolico Inferno. Quando usi una skill elite, metti Burning. Cioè, aumenti la tua critical hit chance ogni secondo. Minchia. Questo boon però si resetta, cioè aumenta del 2% ogni secondo. Questo boon si resetta quando fai un critico. Cioè, il boon in critical chance che ti danno si resetta quando fai un critico. Però, cioè... Stranissimo come cosa. Ultimo tratto è quando colpisci hai una possibilità di copiare tutte le condizioni che hai su di te ai nemici. Quelli passivi, il tormento dura di più, e beh, ci sta perché ha un sacco di skill che usano torment. Colpire un nemico ti dà una possibilità di levare un boon su di lui. Quando fai un critico metti tormento. E considera che buona parte delle armi mettono tormento. Cioè, guarda, non so se riesco, solo in auto attack con la mazza metti continuamente tormento. In più è questo che te ne mette altri 5 stack. Temporal Rift. Tormento, 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 tormento. Poi, Retribution. Planar Protection. Create a field of the mist when you take the man. Quando ti butti per terra. Cioè, il danno da caduta. Quando ti butti, prendi il 50% di danno in meno. Crei un'area che blocca proiettili e dà weakness ai nemici. Io me la immagino in WoW, una cosa del genere. Cioè, ti butti sullo zerg avversario e non possono usare proiettili. I nemici che ti colpiscono da un range superiore di 600 ti fanno il 10% di danno in meno. Non male. Taunted che cos'è? Taunted. Spaventare. Spaventare i nemici ti fa prendere meno danno?
Taunt has increased duration quando è applicata sui non-player character. Vabbè. When disabled by a foe in... Quando, vabbè, quando... Ah, no, è un nuovo boon. In pratica, attacchi i nemici involontariamente. Ti mette tipo Va in bene. stato berserk e comincia a dare mazzate a destra e a sinistra. Questa è carina. Il boom si chiama rincoglionito. Poi c'è un tratto che dice quando sei disabled da un nemico per stun, daze, knockback, eccetera, eccetera, gli dai sto buff. Involuntarily attack foe. Gain retaliation after you dodge. E gain protection whenever you are disabled. Quando, vabbè, prendi protection quando subisci stun, daze, knockback, eccetera, eccetera. Prendi Might quando vieni colpito mentre sei sotto l'effetto di Retaliation. Infatti si chiama Empowering Vengeance. Poi Chance on Hit è al 25% di possibilità nel colpo di evocare un Hammer. Ed è quella skill dell'Hammer che ci sono tipo gli Hammer che ti girano attorno, eccetera, eccetera. L'ultima è chance on strike, quando hai una chance quando vieni colpito di curarti. Poi invocation che è quello del ferocity, quindi magari è una linea che verrà utilizzata se funziona il DPS. Quando uno dei tuoi attacchi viene negato, quindi penso intenta blind o qualcosa del genere, oppure un evade, il tuo prossimo attacco guadagni un bonus di damage e questo bonus è del 50%. E invocare una leggenda rimuove condition. Utilizzare una skill di cura ti dà fury. Invocare una leggenda e triggera un attacco dalle miste che cura gli alleati se la tua energia è sotto la soglia, che è del 50%. Oppure danneggia i nemici se l'energia è sopra la soglia. Curi te stesso quando usi una skill che ha un costo in energia. Prendi Fury quando usi in pratica una. Cioè lui dice when you break out of a stun, cioè quando usi, come si chiama? Il break stun. Quando ti liberi dalla condizione stun, prendi 10 secondi di Fury e ti si recasta ogni 10 secondi. Critical hit chance. Questa è carina. Quando si ha Fury, la critical hit chance viene aumentata del 50%. Minchia. Perché dice critical hit chance has increased effectiveness. When you are under the effect of fury, effectiveness increased 50%. Ancora Che più cazzo? critical chance. Ma il 50% è tanto. Voglio arrivare in più del 100% come Considera che con un L Blaster ce l'hai sempre il fury. sì. Guadagni Might quando usi una skill che ti fa scendere sotto la soglia di energia 50. Con un tratto del genere si potrebbe quasi evitare di avere un'armatura con precision sopra. Assolutamente. Why on energy above the threshold the outgoing in is Quindi increased. un power toughness ferocity? Power condition ferocity. Un pacchetto non qualcosa con condition, esatto. Anche. Quando la tua energia è al di sopra delle soglie del 50, le tue cure vengono aumentate del 25%. Quando è al di sotto, i danni ricevuti vengono ridotti del 10%. Poi di quelli passivi abbiamo Swing Mist, che evoca un globo, un orbitante globo di nebbia, mist, quando usi energia. Questo globo viene distrutto quando swappi leggendari,
leggenda. È veramente carino sto globo perché cura gli alleati e viene distrutto quando i nemici. When it passes. Ah, penso through them si riferisca agli alleati. Cioè li cura però viene distrutto. Però Capito. praticamente lo metti, si recasta ogni secondo. Quindi, ma tra l'altro cura anche di un bel po', 430. E non ho niente in. Vabbè, no, non ho niente no, perché ho tutti i punti in power. Ah, Puli nel. c'è www come statistica, tutto celeste, là. Quando in pratica ti invochi la leggenda, assorbi tutti questi globi che ti girano intorno e. Dov'è? Pulin non sorbo l'acti. Sì, li sputi fuori, li assorbi. Sì, all active replenishing globes when you invoke a legend. The healing from the globes has increased del 50%. E se evochi la leggenda ti è un rexturn istantaneo. Poi come martello, sì, abbiamo che fa comunque ha un numero di target 3, quindi come no, di più della daga, daga ne ha 2 e mette un bel po' di tormento. La 2 invece ha smash your mace in the ground. È carina la 2, ti crea una sorta di striscia per terra e è come se creasse una spaccatura nel terreno che erutta continuamente fiamme. E la 3 è invece un lì. No, però non è un. È quello che vi dicevo prima. In pratica fai un salto verso il tuo nemico. E ti utilizza una sorta. Sì, ti crea una sorta. Presente la 5 della mazza del Warrior. Ti crea una sorta di striscia che colpisce i nemici in cascata. Ogni attacco è un blast. Numero di impatti 3, numero di target 3, ogni attacco è un blast. Invece dell'ascia la volevo provare perché avevo visto un attacco veramente simpatico. Vediamo se era questo. Sì, è carina la 4 dell'ascia. Presente l'attacco della pistola del Tiff della 3 quando giochi. Pistola daga che colpisci e ti teleporta sul nemico. Vai, vai, sì. Fa la stessa cosa, cioè colpisci il nemico e ti ci teleporti addosso. E fa anche un bel danno. Ho capito. La 5 invece crea una sorta di apertura nelle mist. Create an instable rift. After a short duration, this rift will collapse on itself, pulling in enemy. Carino. Ti crea una sorta di spaccatura nelle mist, che quando questa cosa collassa, tira dentro tutti i nemici. Forte. Mi pingo anche le skill di cura, cioè le utility delle due leggende. Queste sono quelle di Malik. Queste sono quelle di Jallis, Ti mentre. curi però ti dai weakness. Bello quel buff nuovo lì, mi piace di Queste colmo. sono quelle delle armi. E ammazza. Cosa è ammazza? Ma vediamo se posso fare. No, ne ho droppato qualche arma ma non me la fa. Volevo vedere se mi potevo fare ascia perché ho droppato un ascia. Questo è il martello. Mentre la 2 del martello crea una sorta di onda simile sempre alla 5 della mazza che fa danno continuamente a tutti quelli che ci stanno sopra. E il danno è. Aumenta esponenzialmente, cioè in base a quanto ci rimangono sopra in pratica, cioè il numero di impatti. Primo impatto 5,60, secondo impatto 8,40, terzo impatto 1119. Provate la 3 dell'Hammer dopo perché è veramente simpatica, perché ti fa saltare nelle mist,
nell'area che tu hai selezionato, cioè una sorta di teleport. Ma no, non ti teleporti, è come se creassi una sorta di copia di te stesso. E questa copia di te stesso va dove tu hai scelto come area, colpisce, mette chill ed è anche un blast, e poi si riteleporta dove eri prima. Capito. Vi. Come se questa. Poi la. Sì, la 5 invece crea un field davanti a te che non è che riflette. Pensavo che riflettessi i proiettili, invece li blocca. Ecco, però si muove con te, nel senso che ce l'hai sempre davanti e quindi lo puoi spostare in un certo senso. Perché tu ti muovi, sto coso rimane sempre alla stessa distanza da te. Ed è un muro portatile, Sì. quindi. È un muro portatile, è bello che lo ricassi ogni 12 secondi e dura 6 secondi. Buono. Un'altra cosa che riflette fa solo Vado sul bene. pollicello, schermo del portatile. Aspetta che metto i pollici. Tra l'altro si dice 12 secondi, ma in realtà è 6, cioè solo 6 secondi perché lo usi. Già il countdown inizia e quindi dopo altri 6 secondi ce l'hai di nuovo. Portale. Ultimo attacco ti crea. Una specie di hammer gigante che colpisce i nemici e un blast e fa anche con knockdown. E dall'hammer scende anche Schwarzenegger che picchia tutti. Tra l'altro sto vedendo che ha un botto di blast il Revenant. Mi sembra da quello che hai Ho detto. visto. Questa è una gran cosa. Cioè solo col Diciamo che martello sono ne un ha. componente di gaming importante. Sì, solo il martello ne ha due. E recastano un tempo di recast lento, cioè buono, 1 8 secondi, 1 15. Hai detto che anche la mazza La ce mazza l'hanno? è carina, è quella cosa che ti dicevo, che ha la strike, quindi cioè se tu immagini che li stacca, li colpisci tutti e tre, in teoria solo vale come 3 blast. Sì, vedo perché lo dice, each attaccare is a blast finisher. Hanno messo quell'altro debuff, lo slow, quindi il contrario di haste. E quella roba lì. No, non lo so. Ho visto uno strano. Ho visto Quello che ho Taunt. Ah visto sì, è qui. quello con. È la terza skill della seconda leggenda. Sì. Che c'è la tartaruga. Sì. E invece la cos'è la quarta? È quella che ti evoca dei martelli che ti girano Ricordo attorno. rinuncia dopo il secondo attacco. Non c'è Tre, scritto. non lo dice, però dura tre, ne dura neanche tanto, 3 secondi. E ha 50, 50 di energia. L'altro? Sì, a percentuale. Non la ricasti. C'è anche quell'altro buff, lo vedi? Con Ma la 2 della prima leggenda. è bellissima come animazione. Cioè, vedete che la skill si chiama. No, non lo vedete. Ha la forma di una catena. E proprio immaginate che appare una catena che unisce te e il mob. La chiudo così. Forza. La faccio provare. Questo l'ho visto. Quindi alla fine abbiamo visto ascia, mazza, E puoi martello. giocare solo ascia, mazza e martello. Puoi provare le altre. Non puoi Ok. provare altro. Nel Ti leggo senso. questo annuncio che hanno fatto adesso ufficiale. Come Siamo molti di voi pronti. avranno notato, le stack di bleeding andavano sopra le 25 stack giocando nella mappa demo. Non è un errore, è veramente voluta questa cosa. Stiamo rivisitando tutta quanta la condition damage e come le condizioni funzionano e Finalmente. staccano. Finalmente. E basta. Ultima cosa, le mastery. Qui c'è il pannello. Il primo. Ah, perché vedi, ci sono le mastery di Heart of Maguma e le mastery di Tyria. Healing. Seriously.
Poi vedi, per esempio, i precursor, cioè la prima ti dà diritto alla prima tier di precursor collection, ma poi il secondo, seconda tier, terza tier, e solamente poi con 10 punti mastery ti dà accesso al Maguma precursor collection, a Heart of Maguma precursor collection. Poi, per esempio, le master inizialmente erano disattivate, per questo non ce la faceva crescere, anzi c'era solo quella dell'aria attivata. Vediamo adesso che se lo attivarsi mi fa usare i funghi. Comincia ad avere allucinazioni. Ah, per esempio, se è attiva per esempio la mastery dei funghi, poi comunque continua ad utilizzare per esempio il Delta Plan. Sarebbe facile mettere Ma è, cioè, come gameplay del personaggio mi piace. Vero. Ah, ok, hanno chiuso. sì, sono d'accordo.